Appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata una bellissima gara tra l'Olimpica e il Ruvo, vinta nettamente dall'Olimpica 95-71. Siamo in compagnia del presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, buonasera, complimenti per questa vittoria. Era il primo scoglio importante per questo campionato, l'avete superato a pieni voti con un'ottima prestazione, una bella vittoria. La partita di stasera è stata bellissima, però abbiamo incontrato già Vs la prima giornata e Adria a Bari, però questa era una partita particolare per una serie di motivi. Abbiamo avuto una settimana travagliatissima, però i ragazzi hanno risposto come io mi aspettavo, insomma abbiamo fatto una grandissima prestazione. Oggi abbiamo visto un bel basket, bella squadra, grande capacità di soffrire quando siamo stati 8 punti sotto, veramente soddisfatto contro una squadra obiettivamente molto forte. Anche se c'è qualche imbecille che ancora dice che è un campionato tra scapole ammogliate, avete visto che basket si è fatto questa sera e ne vedrete ancora, quindi veramente siamo molto molto soddisfatti. Sì, come ha già ricordato lei, è stata sicuramente una bella partita equilibrata, poi l'Olimpica dal terzo quarto in poi ha dato quella spallata decisiva con le verticalizzazioni, quei canestri importanti di Michael, Spud e tutti gli altri. Sì, stasera Panaggio ha fatto una grandissima gara, insomma doveva avere anche lui il tempo di carburare, insomma la prima volta che veniva in Italia, Spad, Visaggio, insomma Castoro ha fatto una grandissima partita in difesa su Sierra, che penso abbia segnato pochissimo. Veramente sono una grande prestazione, al limite quasi perfetta, a parte un paio di appannamenti il secondo quarto, però devo dire che Coach Russo è un anno che sta a Cerignola, in casa non ha mai perso, quindi sicuramente lui sa come caricare la squadra nei momenti topici e insomma siamo fiduciosi anche per il continuo del campionato. Sesta vittoria consecutiva, 12 punti, primato consolidato, ecco che obiettivi adesso si pone all'Olimpica? Come ho sempre detto, questo è un campionato particolare, non è necessario arrivare ai primi, ai secondi per salire di categoria, che bisogna arrivare nella prima fascia. L'obiettivo che ci eravamo posti è quello di riportare la gente a vedere la partita, e stasera abbiamo avuto l'ennesima conferma che, insomma, che il fenomeno Olimpico è ancora vivo, in salute. Ecco, ora dobbiamo avvicinare più persone possibili e tentare di fare un bel basket, perché insomma a Cerignola la gente vuole vedere un bel basket e noi ce la mettiamo tutta. Nella prossima incontrerete Brindisi, sarà un altro scoglio importante da superare per continuare appunto in quell'obiettivo che lei appunto diceva. Brindisi è una squadra molto pericolosa in casa, perché come tutte le squadre brindisine hanno dei grossi tiratori. Come dico sempre, se noi avremo la capacità di difendere come abbiamo difeso questa sera, possiamo fare il risultato anche a Brindisi. Diversamente a Brindisi sarà difficile, perché il campo è piccolo, loro sono abituati, lì sono dei cecchini formidabili a casa loro. Dipenderà da noi, da quale intensità riusciremo a mettere nella partita contro Brindisi, che è un campo dove hanno perso molte squadre. Quindi insomma, poi c'è una fila di 6-7 partite tutte importanti, sarà difficile mantenere la concentrazione, sperando che non si infortuni più nessuno, perché siamo incerottati ancora, un paio di giocatori sono ancora fuori, però insomma l'anima della squadra è questa, speriamo di rivederla sempre così. Ok, grazie Presidente, ancora complimenti. Grazie a voi. Siamo con il coach dell'Olimpica, Antonio Russo. Coach, una vittoria importante, la sesta consecutiva, anche oggi avete dato una dimostrazione di forza notevole. È stata una bella partita, e personalmente è piaciuta tanto, cioè, da un punto di vista di approccio, anche nel gioco abbiamo espresso anche a tratti una buona pallacanestro. Se in corso d'opera durante il campionato ci applichiamo ancora di più, consapevoli delle nostre forze, secondo me potremmo fare anche un buon campionato. Oggi una difesa sempre presente, avete concesso praticamente poco a Ugo Sierra, che è un po' lo spauracchio iniziale, poi le verticalizzazioni veloci, un pressing continuo, e se non siete queste le chiavi per questa vittoria? Certo, noi abbiamo preparato la partita e si è vista, cioè loro hanno giocatori che non puoi lasciarli nemmeno per un attimo perché ti fanno canestro, però questa sera hanno avuto difficoltà, hanno trovato sempre presente una difesa attenta da anticipo e hanno fatto tanta fatica per poter andare al tiro, e questo è stato il risultato. Quanto è determinante avere in squadra uno come Michael, oggi ancora tanti assist, tanti punti, tante triple, insomma?
È un giocatore che si deve, secondo me, ancora integrare in questo gioco, in questa squadra. Conosce ancora di più i giocatori, i suoi compagni, soprattutto sul suo gioco, molto, molto playground, però si sta adeguando e se lui si mette a disposizione, secondo me riuscirebbe a darci una grossa mano. Per chiudere, la prossima incontrerete Brindisi in trasferta, che gara si aspetta? Noi giochiamo domenica dopo domenica, non forti di questa vittoria, non giocavamo con la squadra con l'ultima arrivata, una bella squadra organizzata con giocatori esperti e coperti in tutti i ruoli. Andiamo a Brindisi, andiamo a fare la nostra onesta partita, andiamo con noi non abbiamo niente da perdere, andiamo lì per fare il risultato. Ne approfitto per fare un applauso alla società, perché si sta, soprattutto al presidente Saracino, che si sta impegnando tantissimo per questo progetto qua. E io mi auguro e faccio un appello che il pubblico ci segua sempre di più, perché sono dei ragazzi veramente bravi e in gamba. Ok, grazie coach, complimenti. Siamo con Ugo Sierra. Ugo, fa un certo effetto vederti qui al palazzetto d'avversario con un'altra maglia. Ecco, tu che emozione hai provato ritornando qui al Palabasket Nando Di Leo? Buonasera innanzitutto, e niente, premetto che ti ho dato dopo questa sconfitta, che non è che sto con un umore molto molto buono, ti do l'intervista perché sei tu, perché altrimenti me ne sarei andato. E niente, una bella emozione, questa è casa mia, sono stato 3 anni qua e casa mia, peccato la partita, però vabbè, quest'anno è un po' così di transizione, già che il campionato non c'è un obiettivo, cioè, giochiamo per vincere tutti quanti, però non c'è l'obiettivo del salire di categoria, quindi okay, lavoriamo, cerchiamo nel caso della nostra società di fare crescere i ragazzi giovani e niente, poi l'anno prossimo si vedrà, quando conta vedremo cosa succede. Oggi è stata una gara equilibrata fino al terzo quarto, poi cosa è successo? E niente, loro hanno giocato molto bene nel secondo tempo, e noi siamo caduti negli errori che sempre caviamo, diciamo, nel trasferta, giusto perché a volte c'è un po' di inesperienza, però vabbè. Ti ripeto, ribadisco che quest'anno è così, vincere le più partite possibile, arrivare il più alto possibile in classifica e basta, poi niente, ti ripeto, quando ha contato, sempre sono andato bene, mi sono divertito sempre, ho vinto sempre, quindi quest'anno tocca così e dobbiamo continuare così. Ecco, in un campionato come dici tu senza obiettivi, qual è l'obiettivo di Ugo Sierra? Niente, giocare tutte 26 partite che ci saranno, stare sempre nel top della forma, ci sono le partite che esci al meglio, ci sono le partite di no, però ti ripeto, l'obiettivo all'inizio di questa società era uno, dopo di questa assurda regola che hanno messo di che non sale nessuno, se sono andati un paio di giocatori, l'obiettivo è sceso e niente, è vincere le più partite possibile e avere un anno senza infortunio e niente, aspettare con molta ansia e voglia l'anno prossimo che lì si giocherà un bel campionato di nuovo. Ugo, prima di lasciarti andare, per chiudere, che Olimpica hai trovato, che Olimpica hai visto? È una bella squadra, difendono bene, hanno due stranieri che giocano bene, è molto quadrata come squadra, però niente, penso che abbiamo perso più che altro per errori nostri, loro hanno messo il suo, però non credo che ci siano più di 10 punti, magari una partita fra di noi, o a favore nostro o a favore loro, ma 5, 6, 7 punti la differenza, no questa di oggi che è stata una partita molto che lascia un sapore un po' amaro, però va bene così, ed è quella, ogni volta che succede qualcosa del genere io sempre dico lo stesso, quando si vince è facilissimo andare avanti, di queste sconfitte quando si impara di più, fidati. Ok, grazie Ugo, in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie Ugo. Ciao.